So che state lavorando da diversi anni con il Presidente De Nardo ad un grande progetto. Con il Presidente De Nardo c'è un grande feeling e un'importante progettualità. Devo chiarire che io, oltre ad essere il direttore dell'unità operativa complessa di pediatria, sono il presidente dell'AXA NST ETS, che è un'associazione che dal 1996 lavora nei reparti pediatrici della nostra azienda. Abbiamo, direi, realizzato una infinità di progetti che non solo hanno mirato e mirano nel migliorare quella che è l'assistenza medica, psicosociale per i nostri ragazzi, ma ci siamo soprattutto impegnati su progetti che potessero sdrammatizzare la malattia e la degenza in ospedale. E quindi ecco che nasciamo nel 97, iniziamo i progetti e nel 2000 e 2001 raggiungiamo il culmine quando prendiamo 70 bambini con patologia cronica oncologica e decidiamo di trasferire l'ospedale ad Euro Disney e a Parigi per 10 giorni. È stata un'esperienza meravigliosa e quindi sulla scorta di queste abbiamo poi proseguito con progetti di inclusione di ragazzi con diverse abilità, con disagio anche sociale, con un progetto che si chiamava appunto Insieme a Canestro. Quindi attraverso il gioco del basket noi abbiamo incluso ragazzi con diverse abilità insieme a ragazzi con disagio sociale, anche problematiche penali di particolare importanza. E quindi andiamo avanti nella progettualità ed ecco l'ultimo progetto, che è quello che mira alla realizzazione dei sogni espressi dai bambini che ospiti nei nostri reparti, ma soprattutto in quello di oncoematologia pediatrica. Realizzare questi sogni che vengono espressi su una cartolina che noi al momento del ricovero somministriamo a questi bambini. Abbiamo realizzato sogni che sembravano impossibili, irrealizzabili. Abbiamo volato sull'elicottero dei carabinieri, abbiamo solcato i mari con un peschereccio al quale alla guida c'erano i nostri bambini, abbiamo fatto diventare una nostra bambina addestratrice di delfini, ma sono centinaia di sogni. Devo ribadire però che durante la pandemia i sogni dei bambini sono cambiati, perché durante la pandemia quello che ci veniva chiesto, cioè non era più il sogno fantastico, incontrare il supereroe e la maglietta del campione, incontrare il campione, no, ci chiedevano di possedere un computer. Questo perché molti dei bambini, noi in quel periodo della pandemia abbiamo registrato un aumento delle patologie psichiatriche proprio perché questi bambini, a causa del lockdown e poi dal non possedere un computer, sembrerà strano, ma nel 2021, 22 e 23 vi sono bambini che non hanno la possibilità e non hanno avuto la possibilità appunto frequentare la DAD, quella che dovrebbe essere la didattica a distanza, che invece si è dimostrata un disagio a distanza. E andiamo con le nostre camere a vedere cosa sta facendo l'organizzatore di questa bellissima manifestazione, nonché Open Dance, giunta ormai alla 9ª edizione. Buongiorno Presidente De Nardo, complimenti per questo bellissimo spettacolo. Che dire, il lavoro alla fine dà i suoi frutti. Open Dance giunge quest'anno alla 9ª edizione, abbiamo saltato 2 edizioni per causa Covid e quest'anno siamo tornati ai numeri stratosferici che avevamo avuto nel 2019, quindi 37 scuole partecipanti da Calabria, Sicilia e Basilicata, 930 partecipanti fisici e un pubblico delle grandissime occasioni con circa 1400 spettatori tra la prima parte e la seconda parte della manifestazione. Che dire, livello altissimo, giuria internazionale. Abbiamo giudici giunti dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla stessa Italia, quindi proprio per dare un'impronta assolutamente sia super partes, perché chiaramente
Noi siamo contrari a quei concorsi dove i giudici di gara magari fanno gli esaminatori nelle scuole partecipanti, perché non ha senso partecipare in queste condizioni, anche nel caso in cui ci fosse chiaramente la buona fede del giudice, ma non credo si possano organizzare concorsi in questo modo e sicuramente si dà un tono sicuramente di livello superiore alla manifestazione stessa. Il concorso è stato organizzato dal Comitato Provinciale di Catanzaro in collaborazione con i comitati provinciali di Vibo Valentia, Crotone e Cosenza, il Comitato regionale e il settore Xendanza, per cui voglio ringraziare sicuramente il presidente della sezione danza Xen, il maestro Giuseppe Tarantino, il presidente regionale Antonio Cari, il vicepresidente regionale Luigi Papaleo e tutti coloro che hanno partecipato e hanno dato una mano per la ottimale riuscita appunto della giornata sportiva, che sicuramente ha dato alla città di Catanzaro una boccata d'ossigeno dal punto di vista anche delle persone che hanno pernottato nella nostra città e che chiaramente hanno potuto dare un'occhiata anche nelle fasi intermedie della manifestazione al nostro bellissimo corso e centro storico. Come dico sempre, il turismo sportivo dovrebbe essere incentivato in maniera sicuramente più massiccia, perché potrebbe essere una delle leve strategiche assieme a tutte le altre tipologie di turismo tematico per rilanciare la nostra città.